In realtà non è solo una pista ciclabile, qua abbiamo ridisegnato un asse portante della mobilità della nostra città e nel ridisegnarlo abbiamo ristrutturato gli spazi, quindi dando spazio alla mobilità non solo ciclabile, ma adesso dietro le mie spalle c'è un monopattino che diligentemente ha la luce e passa sulla ciclabile. Allo stesso modo abbiamo dato spazio alla pedonabilità e lavori che peraltro sono stati complessi perché abbiamo dovuto tener conto anche delle esigenze del quartiere, quindi siamo molto soddisfatti. Finalmente questa è un'infrastruttura che viene restituita ai cittadini e, come vedete anche in questo momento alle mie spalle, esistono monopattinisti e ciclisti che rispettano le regole. Ecco, ci sono oltre 2000 passaggi al giorno. Questi erano i flussi che erano previsti in 5 anni, in realtà sono stati anticipati, quindi il trend lascia pensare che questa sia una delle infrastrutture più usate a Torino. Ne avete in mente di realizzarne altre? Diciamo che i dati che abbiamo visto del traffico in generale stanno dando ragione a chi sta investendo sulla mobilità ciclabile. Abbiamo un utilizzo maggiore della bicicletta. Voi sapete che noi avremo un aumento di circa 100 km di spazi destinati alla mobilità alternativa, quindi passiamo da 200 a 300 e tutto avverrà nei prossimi mesi, quindi continueremo su altri assi. Qua è un lavoro importante perché non solo abbiamo Via Nizia, abbiamo collegato, come sapete, fino a Porta Nuova, Porta Nuova, Porta Sud, e quindi insomma è tutto un pezzo importante che include anche le due stazioni, e peraltro alle nostre spalle arriverà anche la ciclostazione, che è un'altra infrastruttura molto molto importante. Tra le critiche a questa pista ciclabile il fatto che ce ne sono due in Via Nizza. Molti dicono beh, insomma, ne bastava uno, Via Nizza era un asse di transito importante per le auto, adesso diventa un asse di transito importante per le biciclette, però un po' meno per le macchine. È un asse di transito che tiene conto della mobilità di oggi e del futuro, quindi ci sono le auto in parte in superficie, c'è una metropolitana che passa sotto e ci sono degli spazi finalmente dedicati alle biciclette che devono potersi muovere in sicurezza, quindi la doppia corsia nasce da degli studi fatti, quindi questo è il modello della nuova mobilità che porteremo avanti anche ovunque sarà possibile. Secondo lei i cittadini in qualche modo sposeranno questo cambiamento nella viabilità cittadina? Molti lo stanno già sposando perché ce lo dicono i numeri, aumentano le persone che utilizzano la mobilità alternativa all'auto. Dico solo due cose importanti. La prima, non tutti possono muoversi in bicicletta, noi ne siamo perfettamente consapevoli, come non tutti possono prendere il monopattino, ma chi lo può fare? Per lo spostamento che può fare, sta lasciando spazio all'auto privata per chi magari ha problemi fisici e non solo, e quindi non se lo può permettere. E poi è un processo, cioè noi possiamo mettere le infrastrutture, ma ci vuole anche un cambio culturale che richiederà, come dire, anni. Io voglio ringraziare tutti coloro che si sentono parte di questo processo.